Buongiorno Salve, Buongiorno e ciao. Salve buonasera a a tutti. Siamo noi, tutti. Salve a sempre tutti. Zaganella Mentale con la Z maiuscola e Siamo tutto qui. attaccato. Siamo con una nuova Outlast. serie, con un nuovo insieme di episodi, Outlast, ma il DLC. Il DLC, per chi non Esatto. sa che cos'è, insomma, è semplicemente è una cosa in più che ti danno con eventi diversi ma collegati con il primo. Praticamente prendete un gioco, tagliate il pezzo finale e poi vendetelo a parte. E quello Esatto, è il il DLC. DLC, sì, Come esatto. un OST dentro i manga, gli anime, no? Se qualcuno li conosce, insomma. Durano un po' di più, tra metà di un film e metà di un episodio di una serie, però sono a parte. Esatto, quindi cominciamo con Outlast, il DLC. E vorrei Esatto. dire anche un attimo una Questo è cosa, nel senso, dopo. seguiteci Diciamo. ovviamente sempre sulla nostra pagina Instagram e sul nostro canale su YouTube, mettete tanti like anche per questa nuova serie. E vogliamo dire la prossima serie che metteremo, che sarà sempre horror, prima di Outlast 3. no, Outlast 3 non è neanche uscito. A parte questo, no? Prima di Outlast 2. Perché noi volevamo presentare un gioco che abbiamo appena presentato il primo episodio, l'abbiamo mandato per Ah, sfizio, diciamo. Madonna, adesso va a pensare, ma mo che Ma cazzo mo che dovevo cazzo fare? non è questo? Ma Ma cosa mo che stavo cosa si è tirata aspettando? Che indietro? ha tirato fuori Che ha mo? tirato Questa qui fuori non mo mi sta ricordo. matta? No, 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 lo possiamo niente. dire, no? Semplicemente ormai non è Praticamente più un sì, segreto dei oramai è fatti, stato ma. pubblicato, quindi. Esatto, e tra l'altro abbiamo notato anche che vi è particolarmente piaciuto questo Mamma episodio, mia, questa serie. ragazzi, Grazie mamma comunque. mia! Non vi. Ragazzi, ma quanti siete? Ma Troppi, quanti? troppi. Beh, Mamma la mia, prossima serie che chi è? porteremo dopo Outlast DLC sarà Remoted. Che lo Sola vedete, lo mouse. vedrete sempre il giovedì, o almeno speriamo di riuscire a metterlo giovedì o comunque un sabato. Ora vediamo. Esattamente. Ora Ricordatevi comunque. che giovedì horror. Sì. Quindi giovedì nel nostro canale ci saranno sempre videogiochi horror. Sì, e martedì invece sarà dedicato sui giochi più normali, ecco. I Comunque, giochi in generale. cominciamo direttamente con il DLC, che è questo. Whistleblower. Whistleblower. Dai, ti sfido a pronunciarlo. No, non mi interessa. Aspettate, scusate un attimo, che qua mi dice di salvare. Allora, questo è il primo. Qui, mi sa che ho sbagliato, ragazzi. Sì, siamo qua. No, non hai cancellato io cose, vero? No, no, non Ok. ho eliminato niente. Spero di aver fatto bene. Bene, allora, Guarda, cominciamo questa. cancellata la serie per Sì. sempre. Cominciamo questa nuova serie di DLC che sarà molto più breve del primo, grazie a Dio, anche direi. Fortuna. Mica per niente, però dopo un po' Outlast veramente devi ammar de panza. Oddio, che cosa sta alzando? Un sacco di patate. Cadavere, a quanto pare. Ma saremo sempre noi? Nonno. Eyes. We don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Oh, Aia! buono. Somebody hit you? Let me help. Che schifo, ma allontani la lingua dal mio orecchio, ti dico. Che Lei è un schifo. pervertito. Kind of Lei è un busy up here. porco. Sounds like real trouble. Happy Angel? They said hope made a Mamma battle. mia, ma che le faccio? Oh, allontanati. Ma Perché io ho lo schermo You're not happy dietro about it? lei. Non so se in realtà siamo gli Shit, stessi shit, del shit. primo, Come sai? on. Non mi, cioè, nel senso, o è una scena tutta nuova che non abbiamo mai visto. Madonna mia. Che bello, si fa Due delle ore sedie prima. Dove 2 ore prima, è la co così mamma? ce lo scrivono, Così. vabbè. Non ho mai fatto sta cosa. Ah, non mi conosci, devo fare in fretta, forse mi controllano. Ho lavorato 2 settimane con consulenti simulando la vita. No, sarei, questo qui è quello là, è quello che abbiamo. Hai presente, ti ricordi nel primo che c'era qualcuno che ci scriveva "Non mi conosci"? Sì, è Quindi vero. siamo. È lui. Ah, siamo lui. Sì, siamo lui adesso. Oh, neanche a fa così però, eh. È proprio piano, non è che vomito io. Ah, quindi questo è un informatico allora, è uno che lavora lì allora questo.
informatore informatico. Ecco, come consulente informatico. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico della clinica psichiatra. Ok, sto per infrangere un tonnellate di clausole di riservatezza, ma non me ne frega un cazzo. Per me quelli possono andare tutti a fare in culo. Lì dentro succedono cose, delle cose orribili, non riesco a capire, anzi non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. E vabbè ragazzi, il resto ve lo leggete da soli, perché penso che leggere lo sapete ancora fare. Sei stufata, stufata. Scusate. C'è? Ma no. Oddio raga. Chi è questo? Ciao bello. Che vuole? Tu compra? Ah, questo è quello prima. Guarda, questo è quello che... Ah, vedi, il sotterraneo. Siamo nel sotterraneo. Sì. E prima che credo che succeda... Ah, quindi vedremo... Come... Che cosa succede? No, soprattutto... Vedi, è tutto quello prima che è successo. Cioè, le persone sono ancora vive. Dove devo andare? Direi di là. Qua c'è Madonna, sembra Ken. Dice. Ma che Ken? A me mi pare uno di Giorgio questo. Ok. Mi devono spiegare il ghiaccio però. Mo devono spiegare perché sennò... Io ovviamente... Come ci chiamiamo? Come dico? Weevil. Willow? A Park, Park ci chiamiamo. A virgola Park, ci chiamiamo proprio A virgola Park. Che devo fare? Ah, mi devo sedere qua. Oh, siediti. Mazza, quei Converse stanno a lavorare a queste cose. Ah, vedi, ti ricordi le capsule? Sì, sì. Sono ancora vuote, non ce ne sono. Te. Che devo fare? Non so, devi aspettare. Are we happy, Mr. Park? Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Ah, Willon. Wylon. Wylon Park. Sì, non so come Wylon si legge. Ma che ne so. Me, they're bringing him in. Cosa è successo ai sottotitoli per un momento? Ok, abbiamo preso questo, abbiamo rapito. Cioè, hanno preso questo per fare esperimenti. Questa è l'unica cosa che abbiamo capito nel primo, perché non era una storia complicata. Mamma! Prendete il pazzo! Prendete il nudo! No, c'è le mutande. Che mutande, stai al gingillo di fuori. This is a high security. It's all right, agent. Mr. Park is surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Non mi sono preso un colpo, ma che cazzo volete? Ho la pistola, ma sei scemo. Five seconds. Four. Three. Two. One. Ok, ok, ok. Ha oddio. Bella visuale. Oddio, che schifo. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty when you're performance. Sure. Mm-hmm. Hold on. We need to exit the room. Tu non hai visto no. Niente. Noi non abbiamo visto niente. Io me ne voglio pure andare a gambe. A gambe. A gambe. Sarei andata a braccia. Qui. Era qui. No. All'altra. Ci vuole una tessera? Boh. Sì, pare di sì. Le maledette tessere. Ah, no, eccola. No, ecco. Mi ricordavo una porta. Vai, chiudi. Mamma mia, chiude da chiave. Ma questo è il nostro ufficio? Ah! Oh, signore, questo è l'ufficio mio. No! Oh! Ma non abbiamo fatto nulla, non abbiamo detto nulla però. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Mi ha preso per un ragno. Mio PC. Onion router and firewall patch would be enough to. Ah, perché ha letto il messaggio, lei. Stupid, Mr. Park. Ah. And stupid in
fact, that was crazy. Ma c'è bisogno di puntarmi il fucile, stronzo, sono disarmato. No, penso che ti vogliano uccidere. Comunque, quindi. Oh, and Blair Witch Project. Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? That's what I heard, Mr. Blair. That is brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Questo è l'anestetico. Bellissimo, voglio prenderlo tutte le volte per andare a dormire. Mamma mia, che botte! Ti immagini, vai dal medico. Scusi, l'anestetico. Mi sento anestetico. Bomba. Un cazzo. Ci penso io. Scusi, a che servono i guantoni da bella box? Ah, ok, quindi questo è quando siamo tornati all'inizio, quindi bene, bene. Molto bene, molto bene. Magicamente liberi, così, con nonchalance proprio. Quello schiottato. Oddio. Madonna mia. Oh yeah. Fantastico, per me. Non vedo più nulla. Non vedo una ceppa, non vedo niente. Allora prendiamo questa famosa telecamera. Ma noi vediamo le cose male qua. Allora. Oddio. Bene, sono tutti morti, mi fa molto piacere la cosa. Come si apre? No, non si apre da qua. Ah, gli occhi. Allora. Oddio. No raga. Ah, testa aperta. No raga. Secondo me non ti fa niente. No, no, mi fa. Ah. Che fa? Non ho idea, ma stanno scapocciando. Oh, No. Qui? Sì. Devi entrare da loro? No, fate finta che io non esisto. Fatemi passare voi. No, non ti preoccupare, non. No, grazie, non gradisco. Che schifo. Vedi, aspetta il salame, non oggi, l'ho già mangiata. La prossima volta magari sì. Oddio, no, stai tranquillo, non ti preoccupi, guardi. Ah, sì, ma sì, guardi, dove? Ah, ecco, ok. Penso sia questo. Tra l'altro vediamo cose. Chiudi la questo porta. Questo risulta. Ah! Così, diavolo! Ma come fai a essere questa? Oh, aiuto! No. Gira. Non vedo nulla! Non vedo, che è? Aia! Ehi, ma che è? Oh. No, oh. Si provo sempre. Dove devo andare? Ah. A me. Oh, devi salire sull'altro, mi sa. Sulla cassa. Di nuovo sti cunicoli, signori e signori. Ma io mi chiedo, no, ma questi qua compravano tutti la stessa videocamera, no? Ok, andiamo.
Raggiunge la radio della prigione, ok. Non vedo più una ceppa. Non vedo una ceppa. Non vedo una ceppa. E smettila di levarla. Brutto segno. Tra l'altro noi vediamo anche cose... Cioè, vedi, vediamo già... Cose le strane. Come le vanno le mie? Oddio. No. Non farmi del male. No, stai buono, ti prego. Guarda, solo aperto la porta. Rimanere lì nel tuo buio, buio, tempestoso. Allora. Quello se sta a fare zaganelle, altro che... Tutto molto bello, interessante. No, ovviamente è chiusa. Qui è chiusa, chiaramente. Sì, comunque sì, sì. Tipo il test di Rorschach. Che cos'è? È un botto? Sì. Vai avanti, non facci caso. No, no. Non aprirei io. Oddio. Famo, uccidemo? I'm a patient like you. So be from a dead body, I sent. You gotta get me out of here. Ma che cazzo? Oh no, oddio. Ma... Avvicinati. Lui se ne va guardando, incredibile. Puoi aprire. Oddio, via, 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 via. Gira. Allora. Ne arriva un altro, via. Seguiamo... No! Bastardo! Bastardo! Ah, un fascicolo. Oh mio Dio, i fascicoli. Fascicoli. Ah, beh, un po', già tre. Ok. Ok. Sbagliato. Ok. Ok. E ora? Boh, non è che si apre? Ti pare che è così facile? Lì c'è una porta, prova lì. Boh. No, non è vero, non è una porta. Ah, aspetta, aspetta. Qua. Sì. E dove? Non ne ho idea. Oddio. Maronna mia, la luce. Leva un po' la videocamera, forse si vede. Mamma mia. Stiamo andando in discoteca. No, no, non ce la posso fare io. Io non ce la posso fare. Devo distogliere lo sguardo. Stiamo calmi. Certo non si vede un cazzo, però. Non si vede nemmeno il tuo cazzo, non si vede. Non si vede proprio devi niente. Devi passare dal vetro. Lì. Sì. Ok, ora si vede. Oh mamma. Oh. Pila. Le pile. Signora, le pile, signora. Ragazzi, qua veramente se la stiamo a fa addosso, eh. Mamma mia. Oddio, chi è quello? No, uno che anzi. Facciamo finta di niente. A caso.
Stiamo andando in bocca. Sì. Oddio, sta proprio a bollire. Questo è sciappante. Oddio, oddio. Sei una delle queste due porte dentro, no? Oddio. Oh, oh. Io volevo solo una bibita. Cazzo. C'è un'altra porta lì. Sì. Ma mo' andiamo in bocca, questa mi vede? Vabbè. Va bene. Oddio mio! Oddio, ma chi sei? Ma chi sei? Quello di 300? I love him. Oh, che schifo. Ok. L'amore è per tutti. Ok, dove devo andare adesso? E qui c'è un buco. Devi entrare nel buco. Cessi. Non promette bene. No. Pila. Oh, prendi la pila. Metti la pila. Okay. Metti la pila. Beh, corriamo, perché... Ah, ma questi sono i soliti cessi, sono proprio sì. Quelli. Te pareva? Togli le manette. Chi è? Beh. Beh, vabbè. Ok. Promette molto. Beh, male. La nostra comunque. Ombra è stata incredibile comunque. Ovviamente chiuso. Madonna, raga, ma questo posto è sempre più grande. Oh oh. Buona, rimani qui fermo. Oddio. Questo c'ho pure fame. Sembro io a Natale. Questo c'è fame. Dov'è? È andato di là. Eccolo. Questo cazzo di pullino. Dio il pullino. Dove andare? Corri! Ah! Corri! Foresta! Porta! Un'altra porta! Corri! Così fuori. Chiudi là. Oh, chiudi! No, non posso pure. Oh, c'è un buco, c'è un buco! Ok, basta così. È che lui non ti vede, non ha una mano. Oddio. Quanto oddio, stai calmo. No. No, 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 no. No, non ci prude. Oh, cazzo. Non... Devi sbrigatati pure. Non ti qua. Ma non aver paura. Lo solo. Dai, dai, dai. Sì, diventiamo amici. Oui. Lo voglio adottare. Dici sto segreto. Te l'ha detto, vuole aiutarci. Quindi... Niente, sono infiniti i suoi dialoghi. Penso che li dirà sempre. Ma non gli fare male. Non fare male a Giorgio che l'ho appena adottato. Sì, sì, ciao ciao. Ok, andiamo veloce, spediti super piccolo Giorgio. Mega galattici. La porta. La chiave! Da, da, da. Hai preso la chiave. Oh merda. Forse dobbiamo andare proprio lì. Probabilmente sì. Merda un po'. Ma Giorgio? Giorgio non viene con noi? Giorgio? Documenti. Pile, non lo so, anche una rosa. Rose, rosse, verdi,
Mamma mia, sarei mai fatto più paura a te dicendo sta cosa che tutto. Fanculo. Dov'era l'uscita? Da salvataggio. Parte nel... Ah, qui era l'uscita. Che succede? Corri, corri, sta passando quello di nuovo. Aiuto! No, è cazzo, ci andiamo adesso. Ah! Non è stupido, cioè nel senso potrebbe benissimo scavalcarlo proprio. Sì, infatti. Oh, dove siamo? Non lo so. Oh no, non sarà un livello con l'acqua? No, pietà. Ma pietà. No, non penso. Ma senza non si vede un cazzo. Vedi, okay. No, c'è niente qua, è inutile. Sento passi. Perché non li sento? Sono due le cose. O sento i passi o è il mio cuore che sta morendo. Secondo me è la seconda. Ma se, 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 se. Dove cazzo devo andare qua? Devi... Scavalco? No. Gabriel Garco? Ah, ecco. Che scema. Ma posto la gente fa un battito e poi se ne vanno a fanculo. Oddio, 300. Un culo di merda. Oddio. Ari, eccolo. No, la faccia no, la faccia no. Cosa? Che cosa? Sì, chi mi sei? Sembra quello di 300. Sì, vabbè, cioè, ciao, addio. Ah! No! Ah! Solo? Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, ma quanto ci mettiamo? E dai, che sta succedendo? No, no. Siamo un attimo un po'. Oddio, oddio! Ah! Ma dietro? Oh, oh. No. No. Sì, eccolo, eccolo! Oh. Era lì! Leva. Oh. Mamma mia, qua la luce verde mi ucciderà gli occhi. Devo uscire. Già. Mi ricorda qualcosa questo posto. Perché ci devono essere sempre i pretofili? Dio e famiglia. Posto. Ok, andiamocene ora, velocemente anche. Cazzo! Puccatruia. Ora. Che bello. Ma dritta. Forza, dobbiamo trovare... Mamma mia, sta luce! Spegni sta luce! Dobbiamo trovare un altro posto. Posso. Ah, ma va, fa ancora. Ma va, e chi aveva visto? Ma che ne so. Vabbè, questa è la fine mia. Suicidato. Questa è la fine mia. Allora. Sono io quando casco dal letto. Un casino. Mazza, questo è più atletico... Più atletico, è più atletico di quell'altro. Ti ricordi quello del primo? Non era atletico, dai. E non ora? È che bisogna avere atleticità per suicidarsi. No, dico questo qua, a noi, questo che usiamo. Ok, là. No, vabbè. Sì, vabbè, lì come ci arriviamo? Ah. Ma scusa, ma perché facciamo tutto questo? Per andare dove? Dobbiamo salire di sopra. Ah, dobbiamo andare sulla cosa radio, giusto? Sì. Ragazzi, ma sembra una città infame di Dark Souls. Oddio, fantasma. Mi devo sbrigare. Com'è? A me non inquieta comunque questo fantasmino per me. Come si un po'? Ok. E ora? Cazzo. E ora... Ah, ecco. Stronzi. Ma... Se siamo suicidati. Mamma mia, la paura dell'ombra!
No, c'è la... alzati, c'è la pila. Porca truia. Che non vedremo mai più. No. Chi? Mamma. Che ansia, raga, che ansia. Mamma andiamo mia, di qua o di qua? Andiamo verso la luce o nel buio del tenebre? Tu che dici? Ah, abbiamo preso la pila. Pila. Ah, era quel luogo, bene, perfetto. Sì. Devo tornare indietro. Via. Per una volta seguiamo la strada giusta. Oddio. Ci sta quello con il... la sega. Dove devo andare? E di là che c'è? Oddio, che è? Ma che palle, anche questi spuntano così. No, no. Ah, non t'arrabbiare, non t'arrabbiare, non t'arrabbiare. Non ho fatto niente, non ho fatto niente. Gira questo. Cazzo, dove devo andare? Boh, qui. Ma sto andando bene, mi cade così. Dai, 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 viva! No, viva! Scattoia. Dai che la scattoia non ci passa mai nessuno, ma lui. Immagino che non ci passerà manco lui. Dici che stiamo cagando. Oddio, sei una... Ma era un braccio quello? Non lo so, non lo so. Dai, aprilo, aprilo, andiamo a vedere. Oh mio Dio. Oh no! Sì, mi dispiace se riprendo. No, no. Tutto a posto. Grazie, grazie, grazie di tutto. Arrivederci. Allora. Allora, di qua e qua allora sare. Come fa? Yeah. Oh, ancora sto cellophane qua. Ma che cazzo è sto cellophane qua? Ma sì, è tipo l'area di contenimento. No, aspetta, da qua veniamo, mi sa. Mamma mia. Oh, che cazzo. Chiudi il gas. Devo chiudere il gas. Chiudi il gas. Hai capito, cazzo. Dove sta il gas? Ma... ed è qua sicuro. Sì, comunque si blocca ogni tanto. No. No, no, è quello del primo. Oh, stiamo messi. Ma no! Mi servirebbe... di batteria quanti ne abbiamo? Pieno di porte. 237. Ah, sempre sto buio poi, mamma mia. Devi andare per forza di qua. Ah, questa è la porta dove lui sta sbattendo. Lascialo sbattere. Che tanto non apre. E ora? Boh, di qua. È sempre il buio la strada giusta, quindi. Papadazzo? No, non mi hai visto, non mi hai visto. Non mi hai no, visto. No, salta, salta. E via. Cazzo! Sotto il letto? Non andare. No, no, ci sta un coso qui. Che culo! Che culo sì! Aspetta, dove mi cade per me? Dopo. No, ce l'ho visto. Dici che ce lo siamo liberato? No, non credo più. Penso proprio, non so manco se sto andando. Se sto andando bene. Porca! Secondo me sì. Mamma mia. Ok, in quella noi non usciamo, non usciamo quell'altra. Sì, e se sta proprio lì invece?
No, a busta dalle quella. Magari questa da lui non ci può arrivare. Bene, io direi ragazzi che ci vediamo nel prossimo episodio e scopriremo quale porta usare, destra o sinistra. E seguiteci sempre sulla nostra pagina Instagram. Scriveteci sotto nei commenti qual è la porta giusta. E mi raccomando, seguiteci sulla nostra pagina Instagram e sul nostro canale YouTube, mettete tante like e ci vediamo nel prossimo episodio di Outlast DLC. Ciao!